Salve a tutti, questa volta andiamo speditissimi all'obiettivo e farò un video che mi preme tantissimo registrare perché devo dire che posso condensare in un breve momento quelle che sono state una serie di sensazioni veramente positive e appaganti rispetto a delle serie TV. In questo video, infatti, vorrei segnalarvi tre cose davvero degne di nota, per motivi diversi e soprattutto con caratteristiche diverse. Allora, innanzitutto vorrei specificare che due di queste credo uscissero molto dal mio raggio d'azione ideale e tipico. Mi sono un po' lasciata andare rispetto a un volermi sperimentare e devo dire che non è stata una cattiva idea. E la prima di queste è la prima che vi segnalerò. E in particolare parlo di The Haunting of Bly Manor, che so essere legata all'altra serie, Hill House, che non ho visto. E nemmeno, devo dire, sono convinta a dover recuperare dopo aver visto questo, perché tra l'altro è indipendente, non sono legate da quello che ho capito l'una all'altra, ma questa aveva degli elementi che mi avevano attratto. E che cosa poi ha definito una scelta giusta questa mia intuizione? Ci troviamo in un contesto nel quale ad un certo punto una giovanissima ragazza si trasferisce e noi capiamo in un'altra città nei pressi di Londra, e si trasferisce dall'America e capiamo subito che lo fa per sfuggire da qualcosa che è più che altro un disagio interiore, seppure destato da un accadimento che l'ha evidentemente segnata. Trova un annuncio, e, come in molti classici, ma devo dire che poi è spiegato in maniera originale, trova un annuncio e questo uomo d'affari la invia in questo maniero, dove questa istitutrice dovrà prendersi cura dei due suoi nipoti orfani dei genitori. Lì questa istitutrice troverà, oltre ai bambini, una serie di altri personaggi che gravitano all'interno di questo incantevole posto, e che si snoderà attraverso una lieve linea di potenziale horror che, devo dire, per me non lo è, nel senso che ci sono delle scene tipiche dei film di quel genere
che però a me non spaventano, anche quando spuntano. Sappiate che c'è quel qualcosa tipo spunta la faccia, devastante, però a me hanno fatto sempre molto ridere, per questo non amo molto gli horror, perché non, devo dire fortunatamente, perché probabilmente mi spaventerebbero, eccezione fatta per qualcosa, mi viene da ridere, io la prendo così. Però perché mi è piaciuto moltissimo? Perché secondo me, in queste rappresentazioni ci si può trovare moltissimo dello psicanalitico. Se andiamo a analizzare i simboli che escono dai vari momenti che vengono a snocciolarsi durante il corso delle puntate, degli episodi, possiamo andare a trovare tutto quello che è la mente di un paziente in psicoterapia può portare fuori attraverso, per esempio, la rappresentazione di un sogno. Qui quindi c'è i lutti non elaborati, i sensi di colpa, ci sono, ecco, queste tematiche di fondo, i sensi di colpa, i lutti non elaborati, la paura che determinate ingiustizie si perpetuino in chi ci è caro le cose negative possano inquinare anche ciò che ci circonda. Per me è da vedere anche con un occhio che vada a scavare un po' più che sulla palese narrazione, diciamo, il diletto che dà l'evoluzione degli eventi, anche guardare con attenzione quello, magari meditando dopo, quelli che sono gli elementi simbolici. Quindi, The Haunting of Bly Manor su Netflix. A proposito, dovrò farvi una segnalazione poi per quanto riguarda un'altra tornata di serie su Amazon Prime. Ho preferito a questo punto dividere per piattaforme. La seconda che vi voglio segnalare sempre su Netflix è un'altra serie che non credevo mi potesse piacere, invece mi è piaciuta moltissimo. Perché? Perché Emily in Paris è innanzitutto una commedia, quindi più leggera, vi divertirete tantissimo, è molto divertente. Ma a parte l'aspetto ludico, mi è piaciuto moltissimo il discorso su cui si basa tutta la serie, relativo agli stereotipi. Questa è la storia di una ragazza americana che lavora per una società e lei si occupa di comunicazione. Per un colpo di fortuna riesce ad essere mandata a Parigi come rappresentante di questa società per un'altra società importante, della quale appunto si deve occupare, e si basa tutta sugli stereotipi che gli americani, quindi lei ha sugli europei, sui francesi in questo caso, e il contrario, come appunto gli americani si rappresentano. Scusatemi, i francesi si rappresentano gli americani con i loro luoghi comuni.
E quindi è divertentissimo perché è vero che ci troviamo in Francia, per esempio, però molte delle cose che vengono loro attribuite sono sicuramente molte delle cose che ci attribuiscono a noi italiani o comunque a noi europei. Ed è molto bello perché giocando su questi stereotipi, ci si racconta un po' nei pregi e un po' nei difetti sia degli uni che degli altri, quindi sia degli europei che degli americani. E questo ed è sempre molto divertente, forse è la chiave, l'ironia per evitare i fondamentalismi che devastano sempre, e non tutelano alcuna cultura. Quindi Emily in Paris sicuramente ve lo consiglio, ma in questo caso mi devo adeguare senza ma e senza se al coro incontrastato e ormai veramente univoco di questa serie. Vi vorrei far vedere questa prima immagine, questa che è la regina degli scacchi. Allora, io la volevo trovare una faglia, una pecca. Io ho detto: ma no, ma possibile? Tutti ne parlano bene. Insopportabile questa cosa. Non posso che associarmi senza ma e senza se. Allora, io sfido una persona che, se non l'abbia vista, e quindi quando la vedrà. E chi l'ha già visto, che non è una serie piaciuta. Allora, che è piaciuta? Uno, io parto dalle obiezioni, rispondere alle eventuali obiezioni. Uno, sì, la regina degli scacchi, si parla di un fenomeno, di una bambina che a 9 anni si rivela essere una bambina prodigio, grande giocatrice di scacchi. Quindi potrebbe esserci lo stereotipo della bambina che, tra l'altro, viene da un orfanotrofio, e quindi si potrebbe pensare la bambina disperata, distrutta, malmenata nell'orfanotrofio, che addirittura non trova genitori, che non la vuole nessuno, non la si adotta, però esce fuori, ce la fa con gli scacchi. Sì e no, ma è più no. Perché? Perché è vero che si parte con una trama forse anche abbastanza battuta, però uno, la prima cosa che viene fuori è l'inizio, è evidenza della difficoltà che chiaramente una donna aveva nel proporsi rispetto a un ambito maschile, rispetto ai primi momenti in cui le donne si affacciavano al di fuori delle proprie mura domestiche. Quindi agli anni 60, 70, momenti in cui si iniziano a rivendicare certi diritti. Uno. Due, all'interno dell'orfanotrofio, questa bambina che magnificamente viene rappresentata anche attraverso i ricordi confusi, noi capiamo cosa è successo prima che lei poi andasse in orfanotrofio. Quindi viene rappresentata anche con quelli che sono i suoi traumi. Dopodiché, in questo orfanotrofio non ci saranno vessazioni di tipo fisiche, ma ci sarà un altro tipo di impostazione che lede i bambini e che poi porterà la protagonista a rimanerne dipendente per molto tempo. E
che in certi momenti della sua giovanissima vita, perché arriviamo alla fine di questa prima serie, non so poi se ce ne saranno altre, comunque che lei avrà un 21-22 anni se non erro. Ed è bellissimo perché questa ragazzina ha tanti picchi in basso, anche vicini alle cose più estreme, ma anche oltre alla sua bravura, delle opportunità fortuite che la vita le dà. E mi sembra quasi più logico di quel "io cambierò a tutti i costi" che ora ci danno per scontato. Se vuoi puoi, se vuoi puoi, se vuoi puoi no, mi dispiace, non è così. È chiaro che noi ci dobbiamo mettere il nostro, ma ci sono dei muri che la vita mette, nostro malgrado, per caso, che non possono essere sfondate. Non possiamo sentirci in colpa perché non riusciamo a sfondare questi muri, perché probabilmente non abbiamo gli strumenti adatti e non è una colpa. Non è una colpa. Io purtroppo, io apprezzo tantissimo questa nuova tendenza al "se vuoi puoi", ma non è sempre così, e il non capire che non è sempre così porta ad ulteriori frustrazioni, perché c'è chi ce la fa, ma c'è chi non ce la fa, e non significa rassegnarsi, significa magari essere elastici e fare di quelle non opportunità delle altre opportunità, ma questo non significa che ci dobbiamo sentire in colpa perché il tizio Caio ce la fa e noi no. Qui porta tutti e tre gli elementi, qui si portano tutti e tre gli elementi: la discesa agli inferi, la salita in paradiso, e sì, ho talento, ma c'è anche la vita che ti ha messo in campo delle opportunità che hai potuto cogliere o che non hai colto. Mi è piaciuto tantissimo. Ripeto, l'aspetto davvero interessante è che su una trama che poteva essere molto scontata e acchiappa pubblico, in realtà c'è sempre il cambio di prospettiva che rende originali le cose. Quindi, senz'altro, vi consiglio La regina degli scacchi. Ma davvero, davvero bella. Una serie veramente ben fatta. Raccontatemi se tutto, se le avete visto, così mi piacerebbe un po' confrontarmi con voi, e nel caso guardatelo, poi mi fate sapere, perché sarei curiosa di sapere invece le vostre impressioni. A presto!